Bene, chi non è mai capitato di pubblicare una foto della propria cena sui social e regolarmente ricevere il commento del cagarazzo del vegano estremista con il classico assassino, mangia carne a tradimento, dovrebbero impiccarti! Poi, lo sapevate che in Italia esiste anche il gruppo delle iene vegane? Vi lascio solo immaginare quanto sia semplice parlare con queste signore. Mai capitato di conoscere qualcuno e la prima cosa che vi dicono ancora prima del loro nome è ciao, sono vegano? Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Come avete visto dal titolo, oggi parliamo di vegani e della mia scelta di diventare vegano. Personalmente non sono mai riuscito davvero a tollerare i vegani estremisti o chiunque abbia come primo obiettivo quello di imporre il proprio pensiero o punto di vista a priori senza mai fermarsi ad ascoltare quello altrui. Negli ultimi anni nel mondo del fitness e del bodybuilding stanno emergendo personaggi di questo tipo a iosa, bodybuilder o atleti vegani che si sentono spesso superiori rispetto alla media semplicemente perché sono riusciti a raggiungere risultati ammirevoli senza il consumo di prodotti animali, quindi carne, uova e latticini. Quasi però dando l'impressione di avere un handicap piuttosto che essere avvantaggiati. Nella mia esperienza, scegliere di eliminare prodotti animali dalle proprie tavole, quindi opponendosi allo sfruttamento animale, può portare a sentirsi più eticamente corretti, sani ed empatici, ma questo non vuole assolutamente dire che siamo autorizzati a sentirci superiori o a porci su un piedistallo. Non dimentichiamoci poi che fino a poco tempo fa noi mangiavamo carne, uova e latticini, pochi di noi sono vegani dalla nascita. Non diventiamo quindi vittime della cosiddetta vegan amnesia o amnesia vegana e soprattutto se predichiamo empatia nei confronti degli animali, beh, allora per coerenza dobbiamo cercare di essere empatici un po' con tutti. La svolta per me fu un viaggio a Bali, in Indonesia, fra maggio e giugno del 2016, dove ho incontrato Flavia, la mia partner. Bali è anche la patria mondiale del tempeh, questo piatto tradizionale indonesiano a base di soia fermentata. E nonostante non fosse la mia prima volta a Bali ed avessi già avuto modo di apprezzare la cucina locale, questa volta, per rispetto nei confronti di Flavia, vegana da quasi 10 anni, ho voluto provare ad evitare i prodotti di origine animale per tutta la durata del mio soggiorno. E ricordo che allora mi trovavo a 10 settimane dall'English Grand Prix, la gara di selezione dell'Arnold Classic Europe di settembre, e quindi ovviamente cambiare dieta così drasticamente a ridosso di una gara non era certo stata una delle mie scelte più intelligenti, ma la curiosità e il desiderio di provare qualcosa di diverso da quello che avevo sempre fatto negli ultimi 16 anni mi convinsero. E fu allora che, grazie a Flavia, scoprì il famoso tempeh indonesiano in tutte le sue forme, salse e sapori. E oggi posso decisamente affermare che è grazie al tempeh che sono diventato vegano. Nel corso di quelle settimane notai subito degli incredibili miglioramenti nella mia già buona composizione corporea. Nonostante un minor controllo della dieta, perché appunto mi trovavo in vacanza, l'eliminazione totale delle proteine animali mi permise di perdere ancora un paio di punti percentuali di body fat, aumentare la vascolarizzazione e perdere ritenzione idrica, mettendo in evidenza diversi dettagli muscolari, nonostante il clima tropicale. Tuttavia, il vantaggio più sconvolgente al quale ormai mi sono abituato, ma che mi fece riflettere tanto in quel periodo, fu il palese miglioramento nel recupero muscolare. Allora Flavia ed io ci allenavamo anche 2 volte al giorno e, nonostante l'alto volume e intensità degli allenamenti, il recupero fra una sessione e l'altra era straordinario. Ogni giorno mi svegliavo energetico e pronto a migliorare la performance del giorno precedente senza assolutamente alcun DOMS o dolore muscolare. Era la prima volta in tanti anni di allenamento che mi sentivo così bene e soprattutto instancabile. Tuttavia, la mia natura razionale mi fece pensare che le energie ritrovate potessero anche essere dovute a una conseguenza della vacanza e ovviamente dei bei momenti trascorsi insieme a Flavia. E a rientro a Londra decisi di continuare con la dieta vegana, ma non solo per le energie ritrovate, ma soprattutto perché nelle ultime settimane avevo avuto degli incredibili miglioramenti fisici nel percorso verso il palco. Non avevo assolutamente interrotto la mia tabella di marcia. E quindi, se all'inizio ero partito un po' diffidente ma curioso di sperimentare, tanto ci sarebbe stato comunque il tempo sufficiente per rimediare ai danni, ora ero convinto che questo approccio mi avrebbe permesso di arrivare sul palco di gara al massimo della forma. Il rientro in Europa coincise pertanto anche con un primo periodo di ricerca e raccolta di informazioni sulla dieta vegan per i bodybuilding e, ahimè, la scoperta che il tempeh che trovavo a Londra non aveva assolutamente nulla a che fare con il sapore di quello consumato a Bari. Però questa cosa non mi scoraggiò più di tanto e decisi così di cominciare a sperimentare con piatti a base di legumi e cereali integrali, semi, frutta, frutta secca e nel giro di poche settimane mi resi conto che le possibilità per comporre i miei piatti con questi alimenti erano letteralmente infinite, poi sempre più colorate e sempre più gustose.
A colazione ricordo che consumavo fiocchi di grano saraceno con latte di cocco, noci, ovviamente mirtilli congelati e blend di proteine in polvere vegane. In ufficio a pranzo il mio lunchbox conteneva quinoa, lievito alimentare e fagioli all'occhio. A merenda mi facevo questo pudding a base di semi di chia, latte di mandorla, semi di zucca e cacao. E poi concludevo con una bella cena a base di patate dolci, semi di canapa e una porzione di tofu o di tempeh. Cercavo poi di consumare quanta più verdura possibile, a pranzo un semplice contorno per questioni di portabilità, mentre a cena una mega insalatona con base di spinaci e rucola, alla quale aggiungevo poi peperoni, erba cipollina, aglio, pomodorini, broccoli cotti a vapore, carote e sedano. Ora risulterà difficile da credere, ma sinceramente non ho mai più provato il desiderio di consumare un pezzo di carne dopo il mio rientro da Bali. E con i colleghi in mensa cominciai a riflettere sull'effettivo sapore della carne di pollo, che era stata la mia abitudine consumare in grandi quantità quotidianamente per tantissimi anni. Il petto di pollo naturale, senza condimenti, effettivamente non sa di nulla, non di rado possiede addirittura un retrogusto sgradevole. Sono infatti le spezie, i condimenti e i metodi di cottura, e i miei colleghi in questo caso andavano matti per il pollo fritto, a rendere quella carne veramente appetibile. Mangiare pollo per me era quindi diventata una sorta di abitudine, quasi più per la consistenza di quella pietanza che per il suo sapore. L'unico piatto che desideravo ogni tanto all'inizio del mio percorso da atleta vegan erano le uova all'occhio di bue, ed ero solito cuocerle in padella con una porzione di riso basmati e mi piaceva raccogliere il tuorlo con una galletta di mais cosparsa di sale e di spezie. Nel mio caso, probabilmente il controllo e la disciplina richiestami per la preparazione alla gara mi aiutarono a stare alla larga anche dalle uova, cercando alternative più salutari come per esempio l'avocado toast con strisce di tempeh bacon o del tofu strapazzato, che decisamente oggi preferisco di gran lunga alle uova. Oggi trovo sgradevole anche il semplice odore delle uova in cottura, infatti. Di una cosa ero certo, più tempo trascorrevo lontano dai prodotti animali e meno sentivo l'esigenza o il desiderio di consumarli. Arrivò poi il giorno di salire sul palco dell'English Grand Prix, il mio debutto nella categoria Men Physique, e senza mai averlo nemmeno lontanamente immaginato, conquistai un terzo posto e l'invito all'Arnold Classic Europe, il palco decisamente più prestigioso di tutta la mia carriera agonistica. Questa per me fu un'ulteriore conferma di aver intrapreso la strada giusta nel mio percorso di natural bodybuilding. Ma se fino a pochi mesi prima qualcuno mi avesse detto che sarei diventato vegano e sarei salito sul palco dell'Arnold Classic come tale, probabilmente gli avrei riso in faccia chiedendogli se fosse impazzito. Io vegano? Ma quando mai? Mio padre era veterinario, abbiamo sì sempre avuto tantissimi animali d'affezione in giro per casa, ma da perfetti emiliani abbiamo anche sempre consumato tonnellate, veramente carne in abbondanza, potendo pure attingere dalla campagna di mia nonna. Con i bodybuilding poi io e mio fratello abbiamo consumato per anni prodotti di origine animale ad ogni passo della giornata, quindi classica dieta da bro dove uova a colazione, pollo a pranzo, pesce per lo più tonno in scatola naturale a merenda e carne rossa a cena. In estate, durante le prime sperimentazioni con le diete chetogeniche, e qui ho fatto anche un video sul mio canale YouTube, io e mio fratello mangiavamo un pollo allo sfilo a testa, seduti in macchina nel parcheggio del supermercato. Poi una volta trasferitomi a Londra, facevo ordini di pollo e manto biologico online, compravo il salmone proveniente dalle isole Faroe, il bufalo dalla Scozia e sotto gara ero arrivato addirittura a consumare regolarmente carne di alpaca, poiché è ritenuta più proteica rispetto a quella bianca. Oggi solo il pensiero di tali trascorsi alimentari mi fa rabbrividire. Come ho potuto continuare per così tanti anni senza rendermi conto di quello che mangiavo? Poi i miei ultimi progressi da atleta e i risultati sul campo di gara seguendo una dieta plant-based decisamente mi fecero pensare che forse sarei riuscito a raggiungere i miei obiettivi da agonista anche senza mai più assaggiare prodotti di origine animale. Quindi fino a questo momento le mie motivazioni per seguire una dieta vegana erano state principalmente salutistiche. Si può affermare infatti che ognuno di noi segue percorsi di vita diversi che sono spesso definiti dalle nostre esperienze personali passate e presenti. E ovviamente da atleta agonista, avendo sempre prestato un'attenzione maniacale alla mia alimentazione, era inevitabile che il mio punto di partenza fosse la salvaguardia della mia salute al fine di fornire al mio corpo il miglior carburante possibile per raggiungere i miei obiettivi nel bodybuilding.
Solo con il trascorrere del tempo ho compreso che effettivamente non importa quali siano le motivazioni iniziali che ci conducano ad allontanarci da qualsiasi forma di sfruttamento animale, perché le stesse possono decisamente evolvere, maturare ed arricchirsi nel corso del nostro percorso di consapevolezza. E nel mio caso questa fase ha coinciso con il periodo trascorso in Rajasthan, in India, dove ho lavorato come volontario presso l'ospedale per animali di strada dell'associazione no profit Animal Aid Unlimited. Nel corso di quei mesi il contatto diretto con gli animali raccolti sofferenti e moribondi dalle strade, le loro storie di vita e di morte, i loro sguardi colmi di speranza e di paura, hanno risvegliato in me un forte sentimento di empatia che si era decisamente assopito nel corso degli ultimi anni. Ed automaticamente non consumare carne per me aveva acquisito tutto un altro significato. La ragione per la quale avevo continuato a mangiare prodotti animali per tutti quegli anni era sicuramente da individuare nel fatto che non avevo mai avuto o mai cercato l'opportunità di guardare negli occhi la mia bistecca. Semplicemente, quasi per inerzia, avevo continuato a consumare quello che tutti mangiavano per abitudine e per tradizioni radicate, senza mai riflettere effettivamente sulla provenienza delle mie pietanze. Ad Animal Aid ho vissuto con e per gli animali, imparando nel significato più profondo che essi sono creature senzienti e che come tali hanno il pieno diritto di vivere su questo pianeta quanto noi esseri umani. Quindi se all'inizio ero passato una dieta vegana per ragioni meramente salutistiche, ora le mie motivazioni sono evolute e diventate principalmente etiche. Dopo le mie ultime esperienze, infatti, non riuscirei mai neanche a pensare di tornare a consumare alimenti di origine animale, neanche se per qualche motivo scoprissi che fanno bene e che ne ho bisogno. Il mio attivismo in questo campo però non vuole essere chiassoso, ma silente. Non ho intenzione assolutamente di imporre il mio credo a nessuno. Sono infatti più che consapevole che ognuno di noi debba intraprendere il proprio percorso ed arrivare a quella connessione o consapevolezza con i propri tempi. Mi piacerebbe però solo riuscire a accendere una scintilla di curiosità, fornire una sorta di minimo aiuto per condurre veramente a riflettere e a non dar nulla per scontato. Una volta pure io, infatti, come tanti, ero convinto che esistesse solo una strada. Oggi ne conosco decisamente un'altra molto più bella e percorribile, perché non è incentrata solo sui bisogni personali, ma si rapporta ad un tutto armonico e sinergico. Il mio attivismo racconta la mia storia, le mie esperienze quotidiane, senza voler insegnare o indottrinare niente e nessuno, così come Iron Manager ha sempre fatto nel corso degli ultimi 10 anni. Non nego tuttavia che la transizione al veganesimo abbia suscitato molto più polemica rispetto ad altre mie decisioni del passato, ma per il sottoscritto rappresenta decisamente un cambiamento di importanza notevole. Non ho mai avuto paura di cambiare e negli ultimi mesi ho pensato anche che se nel corso del tempo dovessi perdere 2, 3 o anche 5 kg di massa muscolare continuando a seguire una dieta vegana, non riuscirei mai comunque a tornare indietro, perché i guadagni netti su tutti gli altri fronti della mia vita sono inequiparabili. E come ho già spesso ripetuto più volte in altri video, nessuno di noi vive di bodybuilding and fitness. E poi le evidenze scientifiche ormai sono chiare da diversi anni. Il consumo di prodotti di origine animale al fine di far crescere i muscoli è utile, ma non è indispensabile. Tutti gli aminoacidi essenziali, ovvero i mattoni che compongono le nostre amate proteine, sono di origine vegetale e consumati indirettamente quando mangiamo prodotti di origine animale. La domanda quindi che bisognerebbe porsi non è dunque quante uova o quanta carne rossa posso mangiare al giorno, ma il consumo di prodotti animali è davvero necessario per conseguire il mio obiettivo? Infatti, ad eccezione di alcune popolazioni che vivono in territori coperti dal ghiaccio, come per esempio gli eschimesi, o in condizioni di estrema povertà, come in alcune zone dell'India rurale o della Cina rurale o dell'Africa, nel mondo occidentale ipersviluppato non correremo mai il rischio di morire di fame o incorrere in carenze proteiche o di qualsiasi altro nutriente. Gli scaffali dei nostri supermercati sono letteralmente stipati di opzioni di ogni tipo e nuovi prodotti sono lanciati sul mercato ogni minuto. Per me, infatti, la difficoltà maggiore non è trovare le proteine, ma riuscire a scegliere tra un'infinità di alternative. E nonostante molto spesso le nostre scelte ricadono nell'abitudine e nelle tradizioni, siamo veramente fortunati perché possiamo scegliere, nonostante nel dubbio spesso preferiamo fare quello che fanno tutti gli altri. Nel corso degli anni per me è diventato sempre più chiaro che costanza e progressione nell'allenamento in palestra sono davvero i fattori che fanno la differenza. Non è fondamentale da dove e come assumi le tue proteine. Esistono diverse strade per raggiungere lo stesso obiettivo, ma ognuno di noi dovrebbe essere sufficientemente informato per poter scegliere di intraprendere anche la strada cruelty free.
Per questa ragione nel 2019 ho deciso di tornare all'università iniziando un percorso di studi completamente diverso rispetto a quello della mia vita precedente da corporate manager, ovvero scienze della nutrizione alla Westminster University. Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso formativo e credo che sia anche un'evoluzione necessaria per Iron Manager. Di certo infatti rimarrò fedele alla mia promessa ai miei followers di continuare a gareggiare finché campo, ma probabilmente in futuro potrò indirizzare le mie consulenze in modo più approfondito ed esaustivo anche sull'aspetto alimentare, che è sempre stata la mia passione da fin quando ero piccolo. Oggi, ad agosto 2018, si chiude per me una promettente off-season durante la quale mi sono concentrato a migliorare di settimana in settimana le mie performances in palestra e a sperimentare con nuove ricette plant-based. Sono riuscito in qualche modo a controllare il mio insaziabile appetito stimolato dalle infinite combinazioni di sapori possibili con la nuova dieta. L'atleta, infatti, spesso penso che la transizione alla dieta plant-based sia stata da una parte una mia fortuna, ma dall'altra pure la mia condanna, poiché rimanere a stecchetto con questo tipo di dieta sta diventando sempre più difficile, soprattutto nei prossimi mesi di preparazione alle gare, ma diciamo che ho un po' di esperienza con la preparazione agonistica. Bene ragazzi, con oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividetelo con i vostri amici. Scusate per la lunghezza del video, però molti di voi continuano a chiedermi su Instagram, su Facebook e sulla chat del sito aeromanager.coach di raccontare nel dettaglio la mia esperienza, la mia transizione alla dieta vegana, quali sono state le diverse fasi, e quindi ecco qui questo video piuttosto prolisso, però che racconta veramente tutta la mia storia in quasi tutte le sue fasi. Ovviamente ci sono altri video sul mio canale YouTube di quando effettivamente è avvenuta la transizione, quindi pochi mesi dopo. Questo video è un po' più completo e ovviamente molte delle tematiche verranno approfondite nel dettaglio nel mio nuovo libro, La dieta del gladiatore, che uscirà il 20 di settembre con sonda editrice. Farò diverse presentazioni in diverse librerie italiane, tra cui la Feltrinelli di Milano, però appunto presto vi annuncerò anche quali sono le tappe di questo tour di presentazione del libro, e diciamo che potrebbe essere un'ottima occasione anche per incontrarci di persona e poter continuare a discutere su queste tematiche, sempre in modo pacifico, costruttivo. Assolutamente non è mia intenzione assumere il tipo di atteggiamento delle iene vegane e di altri vegani estremisti. Semplicemente, come ho detto nel video, mi interessa accendere una scintilla e mostrarvi anche un'altra strada per raggiungere i vostri obiettivi. Ovviamente sono un rappresentante di appunto bodybuilder vegano, come me ce ne sono tantissimi altri sparsi in tutto il mondo. Semplicemente con questa mia testimonianza vorrei dimostrarvi che è possibile tranquillamente raggiungere i vostri obiettivi di sviluppo, costruzione muscolare, diventare forti e virili anche seguendo una dieta plant-based e senza dover per forza di cose ricorrere alle proteine di origine animale. Con oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale Iron Manager qui su YouTube e anche sul mio Instagram, sempre con lo stesso nome, Iron Manager, e ci vediamo alla prossima. Stay strong, baby! We fell off of love like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. A man who on every occasion has given the best that he has. Like beside you.